Logos Web Radio. Ciao a tutti amici di Radio Blogos, ciò di cui parleremo è il volontariato giovanile all'estero, un tema molto sentito dai giovani italiani che rispondono con partecipazione ai tanti interventi creati per risolvere situazioni di conflitto o per aiutare i civili. Proprio questo è quanto è emerso all'incontro tenutosi alla Casa per la Pace il 15 ottobre 2008 intitolato Allargano le ali e partono, l'impegno giovanile nel mondo per la solidarietà e la pace. Molte le associazioni presenti e molti gli argomenti trattati. Ad aprire il dibattito Maria Carla Biavati, vicepresidente di Berretti Bianchi Onlus, un'associazione che interviene all'estero in situazioni di conflitto, dando vita ad un'azione politica, certo, ma non partitica, sicuramente una risposta civica. Oggi il volontariato sta evolvendo, si ha sempre più bisogno di un volontariato con attitudini professionali da spendere sul campo. Quello di cui si comincia a parlare è di creare un metodo che potrebbe essere definito scientifico al fine di rimediare agli errori commessi in passato e migliorare gli interventi in futuro. C'è tanto entusiasmo e tanta partecipazione tra i nostri giovani, per questo è importante che questa energia non vada persa. Maria Carla ci parla anche di tecniche di non violenza insegnate a gruppi di giovani sia in Italia sia all'estero, in situazioni di conflitto come Palestina, Bosnia, Iraq e Kurdistan, quando faceva parte della rete di formazione alla non violenza. Noi siamo andati a fare un training sulla non violenza a degli iracheni, però purtroppo per l'alto grado di rischio eravamo in Giordania, li ha fatti venire e quindi abbiamo scoperto per esempio degli esempi che ci hanno dato loro. Un grande musulmano non violento è Rabat Shakan, che ha collaborato con Gandhi e ha portato avanti degli ideali di non violenza. Poi ci raccontavano anche il padre del Muqtad al-Sadr, Ali Sadr, era una persona eccezionale, un Gandhi iracheno. E poi ci sono delle figure molto importanti anche tra i curdi, di eroi nazionali che invece della vendetta hanno scelto il perdono. C'è una marea di esempi. Per l'Africa, nel Kivu, c'erano addirittura dei capi tribù che hanno insegnato a noi come si fa a perdonare veramente, a distogliere una società aggressiva. C'è tutto un mondo che non affiora, perché noi siamo una piccola parte del grande. E la stessa cosa poi nel mare dell'India, che non c'è solo Gandhi, ci sono delle esperienze anche oggigiorno di persone eccezionali che non affiorano a noi ma sono enormi. Per quanto riguarda qui in Italia, ecco un'altra cosa che non affiora, ci sono dei gruppi liberi a Napoli. Ci sono delle persone bravissime, io una ragazza che farà, perché lo facciamo anche in Campania questo progetto, che si chiama Angelica Romano, lavora moltissimo. Padre Valletti, che era qua a Bologna, maltrattato dalla cura, è andato là a Scampia, adesso lavora a Scampia, ha tirato su un gruppo di persone bravissime che fanno animazione, ha lavorato nel carcere. Ci sono tantissime realtà che purtroppo non si riesce con i canali usuali a portare. Al dibattito è stato messo in luce il problema della presunzione dell'europeo. Chi parla è un esponente dell'ISCOS Emilia Romagna, una onlus legata alla CISL e che quindi cerca attraverso un miglioramento delle condizioni di lavoro di ridare dignità e riscatto alle persone in paesi come Brasile, Perù, Bolivia, Bosnia, Albania. La nominata presunzione deriva da una vecchia concezione del volontario europeo che nella sua buona fede credeva che il suo modello di società civile fosse il più giusto e il solo che potesse alleviare le sofferenze delle società più povere che ci circondano. Lo scambio deve essere vissuto in maniera orizzontale, considerandosi alla pari e portando semplicemente quello che si è. In questo modo si può avere intercultura e solo in questo modo si avrà una vera cooperazione. Questo messaggio è stato ben percepito da IAP, associazione laica non governativa senza fini di lucro nazionale ed internazionale. Membro direttivo del movimento IATS Action for Peace, organizza progetti di volontariato a breve e lungo termine, campi di lavoro, progetti di sviluppo locale in Europa, Africa, America Latina, Nord America e Asia, a cui partecipano ragazzi provenienti da tutto il mondo. Lo scopo è quello di creare momenti di vita collettiva e lavoro comune autogestito, che oltre a sostenere un progetto locale, promuovano anche l'intercultura e la relazione tra i volontari, ma soprattutto tra i volontari e la comunità locale.
Dal punto di vista della comunicazione, l'OIAP si promuove attraverso sito internet, rivista. Pensi che questi mezzi siano sufficienti oppure bisognerebbe incentivare per dare maggiore conoscenza ai giovani? Guarda, anzitutto ti ringrazio della domanda e è per me inaspettata. Vorrei, se mi consenti, ringraziare per la serata Giovanni Paganelli e tutta la Casa per la Pace e la Filanda. Per quanto riguarda IAP, voi potete visitare tutte le nostre attività sul sito internet, come hai detto tu, www.yap.it, da dove potete scaricare anche la nostra rivista Cittadino Globale, che io coordino e che è una rivista riconosciuta dall'ISSN. Tuttavia, come è emerso anche durante la serata, occorrerebbero dei fori di discussione più istituzionali, diciamo, attraverso i quali fare propagare il messaggio e anche delle reti interassociative che abbiano un cappello istituzionale, per esempio provinciale. Certamente nel nostro piccolo gli strumenti ci rendiamo conto essere molto utili e ci avvaliamo anche di contributi esterni, quindi non è che abbiamo una redazione soltanto interna, ma abbiamo dei contributi per esempio di altre associazioni, oppure abbiamo avuto un contributo di una pedagogista che ci ha illustrato un pochino come fare raggiungere il nostro messaggio ai ragazzi delle scuole, oppure un giornalista libanese che ci ha illustrato il panorama politico e sociale del Libano di oggi. Quindi per noi sono strumenti importanti, però non esauriscono il quadro delle attività necessarie. La comunicazione è infatti un tema importante. Il problema con le istituzioni è che spesso a seguito di un entusiasmo iniziale verso proposte di incontro fra ragazzi e le associazioni non c'è un lavoro continuativo. Si dovrebbe destare interesse nei ragazzi più giovani in modo che poi si possano informare autonomamente. Per questo è importante costruire reti informatiche indipendenti per fornire ai giovani i dati e ricerche approfondite sulle realtà del mondo e per creare un dialogo tra loro e le associazioni locali. Per concludere, bisogna collegare il locale con il globale. Speriamo di aver contribuito anche noi del Blogos a far conoscere queste realtà e aver destato curiosità nei più giovani. Vi ringrazio molto per l'ascolto e vi aspetto al prossimo appuntamento sulla cooperazione, che avrà come protagonista una giovane volontaria che ci racconterà le sue esperienze vissute in Ruanda e in India. A presto da Manuela, Blogos Web Radio, www.elblogos.it.